Benvenuti, buongiorno, buon mattino, buonasera, ciao a tutti e giornello. Oggi siamo ancora qui all'interno del mio canale, siamo a quelli del marketing. Ho portato un grande ospite, ho portato un ospite dalla barba lunga, 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 ma l'ospite si presenterà da solo, ovviamente. Quindi, ospite, dici, dici, chi sei? Ciao a tutti, sono Alessandro Mazzù. Ma carissimo, ma benvenuto all'interno di quelli del Ciao, grazie. marketing. Sono quasi emozionato proprio perché vedere una È barba così lunga, la così barba che ti incute, ti è muore. bellissimo. È molto Sì, vichinga la sì. cosa. Carissimo, Abbastanza. buongiorno e benvenuto. Grazie, Dici, grazie cosa mille fai tu? anche a te. Chi sei? Perché io so che tu sei il consulente di web marketing per i consulenti di web. Che cavolo, cioè, Il bellissima sta consulente cosa. dei consulenti, sì. Allora, sì, diciamo che mi occupo, quando mi chiedono che lavoro faccio, di cosa mi occupo, gli dico sempre che sono un consulente di digital marketing. Consulente e formatore, in realtà. Il mio business si suddivide tra queste due aree. Quindi da un lato c'è la consulenza strategica in ambito digital, soprattutto alle agenzie di marketing, di comunicazione, ma non solo, anche alle aziende o liberi professionisti. Dall'altro lato c'è la formazione in corsi, sia che organizzo io per formare risorse che si occuperanno poi di consulenza, ma anche corsi che faccio presso scuole o aziende. Grande, grande, E però io da... ti devo fermare, ma ti Dimmi. fermo perché a me interessa tutto, ma dall'inizio, cioè, a me interessa come ti è saltato in Allora, sono mente nato nel fare web. 1976. Per farmi la stessa età. Carissimo. 14 settembre, per la Io a precisione. dicembre. Ok, allora sono più grande di te di un paio di mesi. Come ti è venuto Allora, di entrare sul web? in realtà io non credo al caso, quindi è sicuramente stata una concatenazione di eventi. Allora, ti dico che io sono laureato in scienze politiche e dopo la laurea, una vita fa, quando l'università era diversa, molto diversa rispetto a come adesso, dopo la laurea ho Quando eri senza fatto uno barba. stage. Sì, esatto, più o meno sì. L'università era molto diversa, quindi dopo aver fatto appunto questa laurea in scienze politiche, ho fatto uno stage in regione Campania. Io sono originario di Napoli, e dopodiché mi sono trovato a cercare lavoro, fondamentalmente. E ho avuto fortuna, posso dirlo, perché da subito ho trovato un'azienda che si occupava di franchising di agenzie di viaggio in quel periodo, che cercava una risorsa da integrare nel suo interno. All'epoca gli stage, le cose funzionavano molto diversamente rispetto ad adesso, insomma, quindi ho fatto questo periodo di prova e mi hanno assunto. Ovviamente cercavano una risorsa più che junior, no? Una risorsa da formare, io ero appena uscito dall'università. E quindi mi sono trovato nel reparto marketing di questa azienda e ero l'ultima ruota del carro, ovviamente avevo un sacco di cose da imparare. Il caso, che poi non esiste, ma insomma, ha voluto che quel periodo fosse il periodo nel quale, diciamo, Facebook non esisteva, o comunque, io ti dico non esisteva, però diciamo che non era arrivato in Italia. La stessa cosa LinkedIn, la stessa cosa WordPress, era semplicemente una piattaforma per fare blogging. Insomma, il mondo era molto, ma molto, ma molto diverso rispetto a quello che conosciamo noi oggi, no? Io ho visto il mondo Intendi sempre prima. il mondo digitale, tu? Sì. Sì, ma anche un po' in generale, no? Anche le possibilità delle aziende erano molto diverse, perché c'era sicuramente Google AdWords, si chiamava già così, c'era la SEO, ma c'erano i fax, c'era tante, come dire, call center, si usava molto il telefono, il fax, la mail, no? Quindi era un mondo completamente diverso. E lì Dici proprio questa per la azienda, gestione insomma... del cliente, tu? Sì, e Sì, tutte in le attività generale. pubblicitarie, promozionali, di comunicazione delle aziende Sì. erano ovviamente limitate rispetto alle possibilità che ci sono oggi. E quindi cosa successe? Successe che questa azienda si avvaleva di un'agenzia di marketing e di comunicazione, io ero più o meno l'interfaccia, e quindi ho iniziato a rendermi conto delle possibilità che c'è in questo favoloso mondo del marketing digitale. E da lì, diciamo, ho iniziato a innamorarmene. Era una cosa che, sia da un punto di vista caratteriale, mi sentivo portato per questo, sia da un punto di vista professionale, mi piaceva tantissimo quello che vedevo, quelle piccole cose, perché, ripeto, non c'erano tutte le possibilità di adesso. Cioè, E tu ti quindi, pian interfacciavi piano, con pian questa piano. agenzia e dicevi, cazzo, però lo voglio fare io quello. Esatto, mi piace proprio tanto, cioè mi piace molto più rispetto a quello che faccio io. E quindi mi è piaciuto così tanto che alla fine io mi sono licenziato da questa azienda per
perché non mi interessava più quello che stavo facendo, problematiche col datore, vabbè, insomma, una serie di cose. Mi sono licenziato e ho fatto altri lavori, sono stato a Padova in un ente di formazione, ho lavorato per 6 mesi più o meno, poi sono ritornato giù a Napoli, ho lavorato per un'altra azienda, sempre nel settore franchising, ma questa volta servizi, sempre nel reparto marketing. Però la cosa non mi piaceva, cioè c'era qualcosa dentro me che non funzionava, cioè, e soprattutto la cosa era questa, il lavorare per qualcuno, cioè non sì. Sono fatto per essere dipendente. Okay? Cioè quello era il momento in cui tu ti stavi rendendo conto che... Esatto, che non ero portato per fare il dipendente. Ok, quindi in quel periodo insieme a un mio amico di allora abbiamo deciso di mettere su un'agenzia. Qualcosa l'avevo imparato, molto avevo ancora da imparare, però sicuramente studiare, imparare non mi spaventavano, anzi. Quindi insieme a questo amico iniziamo a studiare, iniziamo a veramente a darci tantissimo da fare per poter fare qualcosa. E quindi all'inizio è stato bello perché lui era a casa sua, io ero a casa mia, lavoravamo su Skype, c'era già Skype, non era lo Skype di adesso. E lavoravamo insieme a distanza e riuscivamo a fare cose. Poi pian piano la situazione è migliorata, nel senso che siamo arrivati fino a 8 risorse, mi pare il punto massimo è stato fino a 8 risorse, poi la strada mia del mio socio... 8 risorse intendi che c'erano 8 persone che lavoravano per voi? Sì, che lavoravano. Okay. Ed era un momento, ricordo molto bello, perché a Napoli, io sono di lì, non c'erano tantissime agenzie. Certo. Era un periodo nel quale la SEO funzionava in un certo modo, Google funzionava in un certo modo, per cui essere visibili con delle chiavi che ti portavano clienti, ti portavano potenziali clienti, era possibile, no? Tipo Web Agency Napoli, Agenzia Marketing Napoli e quant'altro, cioè proprio le aziende che cercavano effettivamente quelle realtà. E quindi il servizio che voi avete iniziato a vendere era questo, siti web piuttosto che marketing sul web. Sì, classica agenzia, sì, all'inizio sì, si faceva, sai, non c'era tanto la specializzazione come adesso, per cui si realizzavano siti, si faceva un po' di SEO, che era comunque tutto molto diverso rispetto a quello che faceva, che si fa adesso, no? Le possibilità certo. Erano molto, molte di meno. E si iniziava a parlare di Facebook, quindi c'era un Facebook completamente diverso rispetto a quello di adesso, insomma, le risorse, io, il mio socio, queste persone che erano all'interno dell'agenzia, riuscivamo, insomma, a fare questo tipo di lavoro. Ed è durata 7-8 anni, più o meno. Già, da niente, praticamente, avere 8 persone sì. Che lavorano, cioè siete bravissimi. Sì, sono passati 7-8 anni, insomma, l'agenzia è rimasta in piedi per 7-8 anni, più o meno, e abbiamo fatto... È stato bello, perché è un periodo in cui abbiamo imparato tantissimo, cui ho imparato a conoscere i clienti, no? A imparare a rapportarmi con certo. Queste figure mitologiche. E ma anche allora, i dipendenti anche, no? Anche i dipendenti, sì. Perché sei passato dall'altra parte tu improvvisamente. Sì. A interfacciarti con delle persone passato. Che lavorano per te, quindi è un rapporto sì, esatto. Completamente differente. Assolutamente sì. Rapporto non semplicissimo, ovviamente, perché come tutte certo. Le cose che inizi a fare, e con tutta la buona volontà del mondo, con tutto lo studio e la preparazione del mondo, però poi sul campo sono complesse. Però è stato molto bello. E ti parlavo prima del cliente, no? Questa figura mitologica, che allora era molto più ignorante rispetto ad adesso. Ignorante proprio della materia, ovviamente. Certo. Perché? Perché mentre adesso ci sono miliardi di blog, miliardi di siti, portali che ti raccontano tutto, c'è YouTube che ti spiega tutto, ci sono i podcast, ci sono un sacco di le storie su Instagram, no? C'è tutto. Una volta invece c'era molto meno informazione. Per cui, e una volta probabilmente c'era anche, come dire, investire in certe cose pesava molto di più rispetto adesso, perché se è vero che vendiamo servizi immateriali, no? Come il posizionamento su Google, come un sito, come social, eccetera, non si toccano, non sono tangibili, allora era ancora più strano, no? Dire sto pagando qualcuno, ma che sta facendo questo qualcuno? Bah. I magheggi. Oggi invece si ha più consapevolezza. Come? I magheggi. Esatto. Oggi invece per fortuna si ha molta più consapevolezza, perché comunque a un livello di conoscenza degli strumenti anche, diciamo, l'imprenditore medio ne sa molto di più rispetto a prima, ok? E quindi non è stato proprio facilissimo. Fatto questo, però, ho capito che tutto sommato, per come sono fatto io caratterialmente, io mi occupavo anche del rapporto con i clienti, no? Era un po' pesante, perché fondamentalmente dovevi spiegare, dovevi giustificare, dovevi raccontargli così tante cose del tuo lavoro, perché ovviamente loro si aspettavano che investendo soldi tu arrivassi lì con le valigie piene di soldi ogni mese e dicessi guarda ti ho fatto guadagnare questo. Chiaro. Ovviamente non era così. E quindi c'erano difficoltà sempre e comunque, con qualcuno di più, con qualcuno di meno, però in linea di massima era
un lavoro in più per il quale non venivi pagato, che era quello di spiegare che cosa stavi facendo per filo e per segno. No? Un gran lavoro, aggiungerei. Un gran lavoro, certo, non retribuito tra l'altro. Quindi questa cosa è diventata pesante per me, che sono fatto in questo modo, per cui dopo un po' non ce l'ho fatta più. Per cui il mio socio mi ha abbandonato, ci siamo scissi. Io ho continuato ancora un po', però poi alla fine ho deciso di chiudere l'agenzia, perché contemporaneamente stavo già comunque facendo della formazione, stavo già facendo un po' di consulenze. Quindi diciamo è stato un distacco graduale, tutto sommato. Cioè, diciamo che praticamente tu IVA da single stavi diventando libero, ma nel momento in cui sei diventato libero eri prigioniero di un'altra cosa che non conoscevi esatto, perché questo perché io sono fatto così di carattere, però ci sono tante agenzie che funzionano in maniera meravigliosa. Io mi sentivo, soprattutto in quel periodo, forse adesso sarebbe diverso mettersi un'agenzia adesso, ma in quel periodo dovevi veramente dimostrare tutto, raccontare tutto, cioè era molto pesante la gestione del cliente, nonostante tu facessi il massimo che potevi fare in maniera molto onesta e sincera, però insomma la cosa era molto, molto complicata e mi annoiava sinceramente fare un secondo lavoro, cioè dover evangelizzare i clienti, certo, raccontandogli per filo e per segno, quasi giustificandoti da un certo punto di vista che cosa stavi facendo. Certo. Questa cosa mi ha pesato così tanto che ho deciso di smetterla, e però parallelamente stavo comunque continuando a lavorare da solo come consulente, come formatore. Quindi è stato un distacco tutto sommato morbido. E poi niente, ho iniziato a lavorare da solo ed è coinciso più o meno il periodo con la scrittura del primo libro, il primo manuale operativo per consulenti di web. 1, 2, 3, 4, 5 libri. 5 libri, sì, ti parlo del primo, diciamo quello più importante con un editore più importante. Gli altri due erano un po' più piccolini, adesso sono anche abbastanza datati. Dove l'hai trovato il tempo per scrivere 5 libri? Non facile. Allora, non è facile, però se è questione di metodo. È questione di metodo fondamentalmente. Nel momento in cui sei padrone dell'argomento, quindi non è un argomento che devi imparare, ma lo conosci bene, nel momento in cui fai un indice degli argomenti, cioè sai come lo vuoi trattare, dopo si tratta di semplicemente di tempo, però devi buttare fuori tutto quello che hai in mente. Quindi è questione di abitudine, no? Io per esempio non so fare tantissime cose e mi chiedo come fai a farle, però magari tu mi rispondi, guarda, è facilissimo, basta impegnarsi, ci vuole metodo, eccetera. Quindi ogni cosa ha le proprie difficoltà. E quindi è coinciso con quando ho iniziato a scrivere il primo manuale operativo per consulenti di web marketing, che mi sono dato anche un posizionamento, che è quello che prima tu stavi raccontando, cioè consulente per i consulenti di web marketing, perché mi sono reso conto che il mio cliente ideale, colui che mi chiamava nella maggior parte dei casi, erano le agenzie che o stavano iniziando e quindi volevano un metodo di lavoro, volevano imparare cose, oppure erano agenzie che già stavano funzionando, però non riuscivano a produrre risultati per i clienti, non riuscivano a creare un report mensili, creare meccanismi di fidelizzazione e quant'altro. Quindi io, visto che avevo avuto un'agenzia, avevo avuto questa esperienza, mi hanno fatto, diciamo, un cuore così, quando il periodo era ancora più difficile, ho iniziato ad aiutare queste realtà, per cui il posizionamento è stato quasi anche in questo caso naturale. Quindi e tu, conciso col, in quel momento, quando tu hai imparato a fare queste cose, hai imparato da solo? Cioè il metodo ti è venuto naturale praticamente, oppure hai studiato da qualche parte, hai avuto un mentore? Allora, sì, ho avuto delle persone alle quali ho chiesto consulenze a mia volta, persone molto più esperte di me che mi hanno aiutato, sicuramente, perché da solo puoi arrivare fino a un certo punto. E poi ci sono state tutte le letture, tutti i libri, quando ti parlo di un periodo nel quale non uscivano 3-4 libri al mese per editore, ma c'erano libri che uscivano molto più di rado, ok? Sì. Per cui quei libri che uscivano erano veramente importanti, e quindi studiare da solo, chiedere consulenze, sessioni di coaching, quindi consulenza formazione ad altre persone più esperte di te, mi ha aiutato a trovare un metodo. Poi ti devo dire che mi sento molto portato per questo lavoro, perché sono una persona che analizza tutto quello che fa, quindi sono una persona molto portata per il marketing, perché analizzo, cerco di capire il ritorno sull'investimento, fosse anche semplicemente di tempo, cerco di trovare la strada giusta per arrivare al risultato. Insomma, ho una forma mentis che si sposa bene col lavoro che faccio, quindi da questo punto di vista sono fortunato. E diciamo, quindi quando è uscito questo libro mi sono anche dato un posizionamento, e da lì, non voglio dire che tutto in discesa, ci mancherebbe, la salita è sempre altissima davanti a noi, però insomma sono riuscito a
a prendere una strada, ecco. Tu stai parlando strada di poi, del libro 2016 o forse gennaio 2017. Allora io qua c'ho la parte del tuo sito web dove ci sono pure le date. Sì, dove ci sono i libri. Stai parlando di web marketing? No, grazie. No, quelli erano ancora prima. Okay, io sto parlando di quello giallo, il primo manuale consulenti di web marketing 2017. Gennaio 2017, sì. Quindi l'ho scritto, diciamo, maggio, più o meno aprile 2016. Sì. E quello lì, diciamo, è stato il libro della svolta. La svolta perché contemporaneamente, mentre lo scrivevo, mi sono anche dato un posizionamento, quindi ho anche certo. Cercato di iniziare a lavorare in una certa direzione. È maturata direzione... la tua figura professionale, praticamente. Sì, esatto. È figura professionale che si è... non voglio dire ampliata, però ho trovato una nuova sfaccettatura quando ho scritto l'ultimo libro, che è Brand Me, un manuale di personal branding, perché è nato tutto per caso, perché l'editore mi chiama e mi dice: senti, è passato un po' di tempo da quando hai scritto l'ultimo libro per noi, che ne dici di scrivere un nuovo libro? Va bene, cioè felice di questa richiesta. Però tu, guarda, perché non scrivi un libro sul personal branding? Però in modo pratico, perché noi abbiamo già dei titoli interessanti sul personal branding, ma visto che tu lo fai, perché non lo racconti a modo tuo? E quindi è stata una sfida da un certo punto di vista, perché sai, il confine tra parlare bene di se stessi, no? E invece raccontare le scelte che hai fatto senza essere troppo autopromozionale, molto sottile. Certo. Quindi ho cercato di dare spiegazione su tutte le scelte che ho fatto, quindi parlando del personal branding in generale, ma focalizzandolo sempre su quello che ho fatto. Quindi, non so, la scelta del colore giallo, perché il sito, come organizzo i miei corsi di formazione, la barba, quindi elementi di comunicazione, di posizionamento, sì. Di focus, di verticalizzazione, quindi tutti gli elementi del personal branding verticalizzati sul mio caso specifico. Quindi piuttosto che solo teoria, e ci sono tanti bei libri sulla teoria, però fare qualcosa anche di pratico, quindi ci sono degli esercizi, ci sono tutta una serie di cose. Prima però di questo libro ne ho scritto un altro, che era Digital Mindset. Sì. E già solo il nome è una figata mostruosa. È una figata mostruosa, già solo il sì. Nome. Poi dopo Mindset, dopo hanno iniziato a scrivere anche altre persone libri sul Mindset, però diciamo io sono stato tra i primi a scrivere in Italia, perché poi esiste un libro al quale mi sono ispirato, al quale ci siamo ispirati tutti quelli che parliamo di Mindset, che è un libro di una studiosa, adesso non mi viene il nome, però una studiosa, una psicologa che ha scritto un libro meraviglioso. Però se me lo dai dopo in chat io lo metto in descrizione nel video. Sì, assolutamente. E ha scritto questo libro meraviglioso dove analizza da un punto di vista psicologico il mindset, cioè l'approccio mentale, no? Fondamentalmente lei suddivide l'approccio mentale in due, cioè ci sono quelli che hanno un approccio mentale statico, quelli che hanno un approccio mentale votato alla crescita, fondamentalmente. E quindi io mi sono detto, siccome ho letto questo libro ed era meraviglioso, mi sono detto, ma perché non scrivere qualcosa di specifico per i consulenti? Perché quello è il mio target. Sì. Quindi, tra l'altro, ho scritto un libro nel quale gli insegno a diventare consulenti. Ho scritto un libro nel quale gli spiego come fare personal branding, manca però il lato umano della situazione, manca quello che fa parte della persona, cioè l'approccio mentale, che viene prima di tutto, fondamentalmente. Quindi ho fatto certo. Un po' tipo Star Wars, no? Ho fatto avanti, poi indietro, poi di nuovo avanti, no? Bellissimo. Ho fatto un po' una confusione in questo, però ti rendi conto, perché man mano che facevo corsi, man mano che incontravo persone, facevo consulenze, mi rendevo conto che prima ancora di essere un consulente, prima ancora di lavorare sul tuo personal branding, sei un essere umano, quindi era necessario parlare di approccio mentale. E quindi è verticalizzato. Una parte difficilissima questa. Io l'ho fatta in maniera molto semplice, perché non sono uno psicologo, quindi non ho pretese di fare un trattato di psicologia. Ho parlato semplicemente di come è importante approcciare, prima ancora dello strumento, approcciare alla professione da un punto di vista di forma mentis. Quindi ti faccio degli esempi banali, per carità. Come imparare a dire no a un cliente, cioè non devi prendere per forza tutti i clienti, devi capire quali ti possono essere utili, quali no. E io ti spiego nel libro come fare a dire no senza sentirti in colpa, senza pensare che stai perdendo il cliente della tua vita e quant'altro. Così come meccanismi di procrastinazione, quindi perdere tempo senza motivo, insomma ci sono tutte queste cose che servono appunto a far sì che la persona che legge questo libro possa avere degli stimoli su come migliorare il proprio approccio al lavoro di consulente. Questo. Quindi diciamo questa trilogia di libri per me è fondamentale e importantissima, perché
mi ha aiutato a dare un quadro molto molto preciso e completo a quello che è la professione. E mi poi sto venendo voglia di leggerli però, giusto, tutti. Però ti racconto questa cosa, giusto perché stiamo parlando di libri, a breve, non so quando pubblicherai questa intervista, questa chiacchierata, però a breve dovrebbe uscire la seconda edizione del manuale per consulenti di web marketing, okay, che sarà un libro completamente diverso. Cioè, piuttosto che la seconda edizione, io la chiamo nuova edizione, perché è completamente diverso. Già il numero di pagine è raddoppiato, quindi sono quasi 500 pagine di libro. E è un libro che dove ci sono... ci ho messo dentro di tutto, cioè veramente non ho risparmiato nulla di quello che so e sono veramente strafelice, non vedo l'ora che esca, perché è veramente una svolta rispetto a quello precedente, proprio tutt'altra cosa. E quindi sì, fondamentalmente ci credo tanto nella mia professione, credo tanto nel riuscire a comunicare in modo coerente. Cioè quando tu, che mi segue, sa che chi è Alessandro Mazzù, di cosa si occupa. Vedi, tu prima hai detto consulente per i consulenti, oppure molti mi conoscono per consulente di personal branding, insomma sanno di cosa mi occupo. E questo per me è la più grande vittoria che posso avere. Cioè quando mi contattano perché sanno che cosa faccio. Questo certo. È fondamentale. Mentre tantissime altre persone, una volta parlano di social, una volta parlano di SEO, una volta parlano di ADV, un'altra volta... Allora dici, aspetta, ma che fanno questi? Cioè il cliente che vorrebbe sceglierli dice ok, ma come dire, poi se magari lavorare... anche tu fai le stesse cose, no? Fai un po' di social, un po' di questo, un po' di quello. No, io nello specifico no, faccio era soltanto, proprio una domanda, volevo... ok, no, io faccio soltanto consulenza, cioè io elaboro piani strategici sia in ottica di strategia digitale che personal branding, quindi faccio soltanto questo, soltanto la parte strategica, non opero se non per me stesso, cioè faccio questo lavoro da più o meno 15 anni, per cui il mio sito in WordPress l'ho realizzato da solo, le grafiche me le faccio da solo, l'ADV lo faccio da solo, insomma faccio tutto da solo per me, però per i clienti non mi permetterei mai, perché sicuramente ci sono persone molto più skillate di me, quindi suggerisco sempre agenzie, freelance o altro. Però per me lo faccio da solo perché, sai, comunicare te stesso è difficile demandare questa cosa a qualcun altro. Sì. Perché quando parli a nome di una persona devi usare il giusto tono di voce, devi usare il giusto registro linguistico, diventa complicato, per cui faccio tutto da solo, anche perché poi mi piace molto, sinceramente. E io infatti dico di essere fortunato perché oltre a essere un lavoro è la mia passione, quindi c'è un detto, no, che dice se fai quello che ti piace non lavorerai neanche un giorno nella tua vita, più o meno dovrebbe dire una cosa tipo questa. E io sono d'accordissimo, perché non mi pesa affatto fare nottate quando c'è da fare nottate, lavorare il fine settimana quando c'è da lavorare nel fine settimana, perché so che il mio lavoro mi piace tantissimo e quando c'è da fare straordinari, tra virgolette, li faccio volentieri. Quindi tu come fai a definire la strategia per un cliente? Perché non è, cioè, è un bel fardello questo, no? Perché magari il cliente arriva e c'ha delle cose in testa che vuole fare, sai, io ho in mente di fare, e tu rivoluzioni tutto, dicendo è tutta una cagata, devi andare da un'altra parte, eccetera. Ti prendi una responsabilità enorme. Allora, funziona più o meno così. Innanzitutto già io metto un filtro iniziale con i clienti. Perché? Perché immagino tu lo sappia benissimo, cioè molto spesso il cliente piccolo o comunque con una mentalità imprenditoriale non troppo sviluppata, cosa fa? Vuole direttamente essere visibile su Google, quindi vuole essere primo, vuole l'e-commerce come Amazon, vuole avere 1 miliardo di follower su Facebook, eccetera, eccetera. Io non faccio questo. Quindi quel tipo di cliente da me non viene. Non viene perché io non posso dargli quello che vuole. Quindi io lavoro con aziende grandi. E tu come sei riuscito medio, a mettere grandi, il grandi, proprio per questo, perché io non faccio parte operativa. A parte il fatto che se vai sul mio sito, nella pagina contatti, c'è scritto non contattarmi. Bellissimo. A meno che tu non abbia in mente un budget, perché seppur ho la barba bianca, non sono Babbo Natale, per cui la prima domanda che ti farò è qual è il budget che hai in mente di investire nei prossimi 12 mesi. Quindi, se hai un progetto serio, possiamo lavorare insieme, altrimenti no. E anche questo fa parte del mio personal branding e è un filtro. Poi, fermo restando che mi contattano, come ti dicevo, visto che non faccio parte operativa, ma solo strategica, solo quelle aziende che sanno che prima di lavorare sulla parte operativa è necessario lavorare sulla parte strategica. Ok, quindi già questo è un filtro in partenza, in base al servizio che eroghi. Quindi cosa faccio? Mi contatta l'azienda, che è più o meno grande, hanno un progetto in mente, hanno un obiettivo, ecco, più che progetto, hanno degli obiettivi, e io li aiuto sulla base di
una lunghissima chiacchierata dove gli chiedo tutto dell'azienda, sulla base del fatto che mi inviano i dati di Google Analytics, i report di vendita, prodotti venduti, servizi, insomma tutto. Io mi prendo del tempo per acquisire banche dati, fare ricerche di mercato, fare tutto quello che serve per avere tutte le informazioni necessarie per dirgli guarda, devi fare questo, questo e questo, in questo modo, e devi misurarlo con queste metriche di misurazione per ottenere probabilmente questo risultato. Quanto dura questo, questo documento? Com'è? Un mese e mezzo. Quanto dura questo periodo? Da quando tu hai tutti i dati dal cliente a quando il lavoro, ti dici, ok, questo è il piano. Sì, allora di solito un mese, 40 giorni, dai, 30-40 giorni. Dipende anche un po' dalla complessità del mercato. Se il cliente opera in un mercato tutto sommato semplice, dove ci sono tantissimi dati, è facile recuperarli, ci vuole per me meno tempo. Se invece il cliente lavora in un mercato di nicchia, dove non ci sono studi di settore, dove non ci sono ricerche di mercato, quant'altro, lì diventa anche molto più complesso in realtà. Ti sei mai trovato a dover lavorare con un cliente dove tu magari non hai esperienza? Sì, però questa è una cosa che adesso non mi capita più, però mi ricordo quando avevo l'agenzia, quando il cliente ti contattava, diceva fammi vedere dei lavori che hai già fatto con altre aziende al mio stesso settore. È un classico. In questo caso io, non posso farti vedere niente perché io produco documenti strategici, quindi non posso darti un documento strategico dove ci sono alibi dati, perfetto. Grande Alessandro. No, perché se no, se lo facessi con te, tu avresti il sospetto che io lo faccio anche con i tuoi dati verso qualcuno. Giusto, sarebbe giustissimo. La fine. Quindi io firmo degli NDA, per cui da me non esce manco il nome dell'azienda. Non dirò mai il nome dell'azienda con le quali lavoro. E due, poi c'è un altro fatto, che dovendo studiare il mercato, il settore, non ho problemi. Che tu vendi smalti per unghie, che tu vendi frigoriferi o componenti di aerei, io comunque per il lavoro che devo fare devo studiare comunque il settore. Devo comunque acquisire informazioni, dati, studi di settore, analisi di mercato e quant'altro. Quindi mi cambia veramente poco il tuo lavoro, cioè quello che tu fai. Sì, ho capito. Da questo punto di vista non mi cambia nulla, capito? Quindi queste sono le due motivazioni per cui... nel mio caso, lavorare anche con aziende diverse di settori o quindi prodotti o servizi diversi non ha granché come peso. Mentre quando si tratta di agenzie di marketing, di comunicazione con le quali lavoro, è più facile perché occupandomi io stesso di digital conosco già certe dinamiche, conosco già certe situazioni per cui mi è più facile svolgere il lavoro anche in meno tempo in realtà. Sì. Allora, ti devo chiedere una cosa. Nel momento in cui tu produci questo documento, lo dai all'azienda, poi il tuo lavoro la termina oppure l'azienda inizia a produrre quello che deve produrre, segue al dettaglio, eccetera, eccetera, tu la segui mensilmente? Ok, questa è una domanda molto, molto intelligente. Allora, the winner is Marco Salvo. Allora, che cosa succede? Che nel 10% dei casi consegno il documento e finisce lì. Nel 90% dei casi, invece, dopo aver consegnato questo documento, mi occupo della supervisione dell'applicazione del documento. Come dire, o supervisiono il lavoro del team interno dell'azienda, perché molto spesso le aziende con le quali lavoro hanno un team marketing e digital interno, oppure aiuto queste aziende a affidarsi a agenzie esterne, freelance, consulenti, agenzie esterne, e io mi offro da tramite. Quindi il cliente avrà me solo come interlocutore e io interloquirò con tutte le altre realtà coinvolte, che siano risorse interne o esterne. È il project manager in quel caso, no? In questo caso sì, esatto, perché è fondamentale, visto che il progetto l'ho fatto io, è fondamentale per me, uno, verificare che gli altri lo applichino bene, e due, visto che un progetto non può, come dire, l'ho fatto adesso, ma se non lo applichiamo, non possiamo sapere se dobbiamo modificare qualcosa, se dobbiamo correggere qualcosa. Per cui, nel momento in cui mi interfaccio con gli altri, ricevo i dati, so se gli obiettivi che avevamo prefissato possiamo modificarli, se le metriche di misurazione sono quelle più adatte o meno, se dobbiamo scegliere una nuova tattica o meno, insomma, tutta una serie di informazioni che mi aiutano a modificare il progetto in corso d'opera. Quindi questo fondamentalmente è il mio lavoro nello step successivo. E prima ti ho detto, soltanto nel 10% dei casi consegno il documento e basta, perché in realtà non conviene neanche a me, mi spiego. Se io ti consegno adesso un documento e tu lo applichi fra 6 mesi, probabilmente è tutto cambiato. E se applichi il documento così come te l'ho dato 6 mesi prima, potresti non trovarti con tutta una serie di parametri per cui dire Alessandro ha lavorato male. In realtà se io ti faccio il documento adesso e tu lo applichi fra 6 mesi,
Io infatti lo chiedo in fase di prima chiacchierata, dico, senti, io però se tu questa cosa la applicherai tra 6 mesi o più, riparliamone più in là, perché se io ti do un documento che vale adesso, devi applicarlo subito, altrimenti ci possono essere delle differenze. E queste differenze poi vanno a impattare magari sul tuo modo di pensare al documento, quindi dici Alessandro l'ha fatto male, no? Alessandro l'ha fatto bene, solo che lo devi applicare subito, perché certo, tutto può cambiare, tutto si evolve velocemente, no? Diventa complicato, l'azienda una volta che ha questo documento deve mettersi là a lavorarci. Sì, per forza, se no non ha più senso fare questo tipo di lavoro. Sì, me ne rendo conto. E tu però, anche se tu non dai alle persone delle informazioni rispetto alle aziende con cui hai lavorato, eccetera, eccetera, però tutto il tuo pregresso diventa il tuo background che metti a disposizione sempre per le aziende. Quindi comunque più lavori praticamente, più le aziende ricevono il meglio del meglio. Sì. Questo sì, è così. Ma soprattutto prima, quando ti parlavo di personal branding, no? Ho scritto il libro e lavoro tanto sul mio personal branding. Molto spesso, e questo è un concetto che sfugge a tantissime persone, però è un concetto legato molto alla logica. Cioè, se io lavoro sul personal branding e col mio modo di comunicare, con i valori che trasmetto, con le cose che dico, con quello che faccio, con la barba, con il giallo, con tutti gli elementi tangibili e intangibili, trasmetto qualcosa. A qualcuno può non andare bene, a qualcun altro può piacere. Nel momento in cui ti piace, perché Alessandro, per esempio, un ultimo cliente che ho preso e gli ho consegnato il documento, mi ha contattato e nella mail mi ha scritto esattamente i link dei due articoli che lo hanno aiutato, articoli che ho scritto io, che lo hanno aiutato a scegliermi. su Quindi, come post dire, diversi dal tuo o sul tuo? Sul no, tuo, sul mio su miei blog post. diversi dal tuo o sul tuo blog? No, sul mio blog. Quindi lui mi ha Ok. linkato i miei due articoli che gli sono piaciuti così tanto che l'hanno portato a scegliermi. Sì. Quindi, come dire, se tu cliente mi segui, ascolti podcast, leggi libri, mi vedi agli eventi, insomma, qualunque cosa, siccome io lavoro sul mio personal branding, ti comunico qualcosa. Se questo qualcosa ti piace, perché non è detto che ti piaccia, se ti piace, tu vorrai lavorare con me a prescindere dal Certo. costo e a prescindere dai competitor. Come dire, quelli che lavorano, le aziende che mi scelgono, non sono aziende che mandano 6-7 richieste di preventivo, la mandano a me. Se poi magari costo troppo, non ci mettiamo d'accordo su alcuni aspetti, magari contatteranno qualcun altro. Per cui l'azienda che mi sceglie è perché Perché gli vuole piace il modo in te? cui comunico, perché vuole me. Esatto, e questo fondamentalmente è l'obiettivo Questa è la finale del figata personal delle branding. figate. Ma questo lo può fare chiunque, non perché io ho Certo. la barba più lunga degli altri, allora è una mia Certo. esclusiva, assolutamente. Lo dovrebbe fare chiunque. Io l'esempio che faccio spesso è questo. Se tu lavori sui social, no? Dici di essere social media manager. Ok, quanti social media manager ci sono? Miliardi. Perché qualcuno dovrebbe scegliere te e non un altro? Sulla Chiaro. base del prezzo, perché costi meno? Questa è la cosa più sbagliata in assoluto, perché se Chiaro. basi la scelta da tua, da parte del cliente, sul perché costi meno, è fallimentare in partenza. Ma se Adesso tu va di moda il applicherai settore, perché. no? Sei specifico, social Ok. media manager per boh. Esatto, un settore. Questo già ha un senso. Però magari immagina di scegliere un settore come prodotti gluten free, ok? Che va tanto nel settore food, ma fare soltanto ADV in quel settore, ADV su Sì. Facebook in quel settore. Quindi non solo hai scelto il settore, ma hai scelto anche lo strumento. Quindi una verticalizzazione molto, molto precisa che ti aiuta assolutamente a essere, cioè io azienda che opera in quel settore, se scelgo Marco, perché Marco fa solo ADV e solo in quel settore, sono sicuro che Marco ha già un background, un'esperienza, io non gli devo raccontare tutto. Marco già sa e probabilmente sa più di me perché lo osserva, ha una visione privilegiata perché ha lavorato già con altre aziende e ha una visione più ampia. Questo è il senso. Sì, Per cui chiaro. in primis si chiederanno un preventivo a te. Se per caso non ci si mette d'accordo sul prezzo, su tutta una serie di aspetti, magari cercheranno un altro. Ti posso Questo è il chiedere una senso. Per cosa? cui Devo sì, fare dimmi. un domandone. Come si fa a trovare il proprio posizionamento? Questo è un domandone. Questa Ci è la mettiamo domanda da un comodi. milione di dollari. Troppo Come si fa? Non è difficile. semplice. Non è semplice. Ci sono delle strategie per Perché farlo. magari una persona è skillata per fare tante cose, no? Specialmente noi, che comunque abbiamo a che fare con tutto. Lavoriamo con questo, con quello, eccetera. Anche se magari non lo sai fare, proprio perché ti metti là e lo sai fare, però ci sai ragionare sopra, eccetera. Trovare un posizionamento diventa difficilissimo.
Allora, guarda, noi abbiamo un vantaggio, cioè noi che operiamo da un po' di tempo, no? Più o meno io e te abbiamo la stessa età, quindi probabilmente lavoriamo in questo settore più o meno dallo stesso tempo. Abbiamo un vantaggio, uno perché abbiamo visto il web prima che diventasse quello che è, e due perché abbiamo una visione dall'alto, cioè io so realizzare un sito in WordPress e lo realizzo per me, certo non sono uno sviluppatore, ci mancherebbe, però il mio sito me lo realizzo da solo. Chiaro. So come funzionano i social, so come funziona la DB. Questo mi serve per avere una visione dall'alto e comprendere bene le dinamiche di tutto. Come dire, io vedo i pezzi del puzzle che si uniscono, mentre chi inizia adesso e non ha studiato, non ha un background come il nostro, né universitario, né di formazione, né di esperienza professionale, probabilmente si butta a fare social perché è la cosa più figa, la cosa che funziona di più, più richiesta, ma conosce solo i social, poi magari si butta a fare anche altro, però non ha questa visione, non ha questa esperienza e questo background, per cui certo. Sicuramente è non bisogna far tutto, ma bisogna conoscere il più possibile. Chiaro. Conoscere perché più sai, più le tue strategie, nel mio caso, possono essere ricche e funzionali. Più informazioni hai, più puoi fare cose fatte bene. Quindi chiaro. Assolutamente sì, non fare tutto, ma conoscere il più possibile. Alessandro, se qualcuno ti vuole contattare, come può fare? C'è il mio sito alessandromazzu.it, dove c'è tutto. Ci sono i podcast, ci sono gli articoli, i libri, c'è un po' di tutto. Quindi è facilissimo. Grande. Alessandro, io ti ringrazio veramente tanto per essere passato da queste parti, per grazie averci dato un punto di vista tuo personale rispetto a tutto quello che fai, eccetera, ed è fantastico. Un percorso professionale bellissimo, mi piace il tuo posizionamento, tutto quello che hai detto, eccetera. Grazie. Ma ti devo fare la domanda, ci rivedremo in questo canale? Perché le registro perché no, queste cose? Quindi se tu mi dici sì, poi io ti rinvito di nuovo. Ma se mi inviti, sì. Quindi assolutamente sì, io vengo. Allora ci vediamo presto, ok? Perfetto, benissimo, grazie. Ciao, mille. Caro, grazie mille a ciao. Te. Ciao. Ciao.